Ciao ragazzi, qui Pilar, bentornati con Crusader Kings 3, bentornati con il Regno della Pomerania. Dunque, nell'ultimo episodio recap, ci eravamo lasciati con la presa di Marburg e del Ducato di Hesse. Adesso è nostro. Teoricamente potremmo anche magari... no, Nassau non credo. Fammi un attimino vedere. Diplomazia... no. Magari con lui? No, no. No, non possiamo chiedere a tale vassallo. Perché non è sotto il nostro imperatore. Non è direttamente sotto l'imperatore, ma sotto la Savoia. Quindi va bene così. Madonna, Savoia, che tra l'altro è gigantesca. Cioè, sono veramente potenti. Hanno territori dappertutto. Noi siamo riusciti a trovarli in un momento, secondo me, forse di difficoltà, perché sono veramente grossi. C'è da dire questo, però, sono tanti, sì. Però il duca Heinrich stesso non è che abbia un esercito chissà quanto grande, e quindi forse è quello che ci ha, diciamo, avvantaggiato nei suoi confronti. Possiamo vedere davvero una Provenza, bella cicciotta, Vinoa, anche loro sono grandi, sì, ma hanno veramente poco potere. Con la delfina Matilda di Vinoa, una bella Toscana qui, calma, tranquilla, con il duca Anselmo, 3.500 soldati, insomma. Non male, il Sacro Romano Impero ha ovviamente i loro potenti signori. I più potenti sono assolutamente Boemia, con oltre 4.000 soldati, e poi ovviamente noi, la Pomerania, con 8.000. No, 7.011. 7.811. Sono diminuiti, strano, fammi vedere. Wow, sono diminuiti rispetto a quando c'era Folmar. Ok. Va bene, va bene, va bene. Allora, noi stavamo lavorando per placare questa fazione della libertà. Io a sto punto chiamerei in aiuto anche la duchessa Sofia con affari esteri. Pardon, affari interni. In modo tale da migliorare quanto prima e quanto più celermente i rapporti con i nostri vassalli che al momento... sarebbero anche pronti per, insomma, entrare in guerra. Una cosa che però vorrei fare, aspettate. Allora, il duca Aldebrand, o meglio, il principe Aldebrand, che mi diventa ingiusto e lussurioso. Diligente, però. Oddio. Sarebbe ora, secondo me, trovargli una coniuge. E potente, tra l'altro. Qui avremo Antiochia. No, potere dall'alleanza. Ungheria. Croazia. Ungheria, eh? Il regno d'Ungheria. 6035. La principessa Sara d'Ungheria. La piccola e bella principessa Sara. Oddio, sperando che non pigli dalla madre, che la madre, oddio, non è che vuole, non è molto bella, la verità. Però questa sarebbe un'alleanza ottima per Alebrand. Beh, per Alebrand, ma anche per, insomma, Magnus al momento stesso, cioè adesso. Sarebbe un'ottima alleanza. Sigliamola. Eccellente. Molto bene. Eccellente. Questa è un'ottima alleanza. Anche perché nel caso in cui, per dire, dovessimo venire attaccati da questa fazione per la libertà, l'Ungheria potrebbe assolutamente aiutarci. E qui intanto abbiamo il banchetto, il principe arcivescovo Liutgir. Sì, potrei anche unirmi a questa attività, va bene. Vai. Con svagarsi oppure fare amicizia. Vediamo un attimino, eh. Potrei provare a fare amicizia con Kopke. Kopke il vecchio. Quanti anni hai? 64. Sarebbe forse meglio con la duchessa Teodrada. Proviamo Teodrada, dai. Cerchiamo di fare amicizia con lei. Più che altro per, sai, evitare che si vada ad unire a questa fazione. Lei non fa parte della fazione, però sai, non si sa mai. Non si sa mai nella vita. Intanto qui abbiamo un ramingo che non... Wow! Sì, dai, vieni come mia guardia del corpo. Non è male come soldato. Ancora meglio come invece generale delle guardie, insomma, degli eserciti. Qui mi sono perso, eccolo qua.
Perfetto, ci si aspetta un piacevole periodo di tempo. Molto bene. Speriamo che qui riusciremo, insomma, ad migliorare i rapporti con Teodrada. Teodrada che, se non erro, eccola qui, è la duchessa di Pomeralia. Ed è bella potente, insomma. Una questione di lealtà. Mia moglie, la regina Elswith, è incinta e io dovrei essere felicissimo. Tuttavia, si è comportata in modo strano e non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che ci sia qualcosa che non va. Lei deve dirmelo. Esaminerò la questione con discrezione. Va bene, proviamo con discrezione. Tanto accettiamo questo... Oh, sospetti rimasti. Ok, sembra che i miei timori fossero infondati. Nonostante gli sforzi da parte delle mie spie, non ho trovato alcuna indicazione che regina Elswith mi sia stata infedele. Va bene. Sfortunatamente le ha scoperto... Aia, ed è rimasta molto delusa da me. Vabbè, amore mio, perdonami. Però devi anche capire che Magnus è un timido, un onesto, un impaziente... Ah no, vabbè, oddio. Pensavo avesse il paranoico. Pensavo avesse il tratto paranoico. Non ce l'abbiamo, quindi non capisco neanche come mai questa... Tutti sti problemi, insomma. Tanto, nuovo erede. Nuovo erede? Tua figlia, principessa Anna di Pomerania, è la tua nuova erede. Come sarebbe a dire la mia nuova erede? Alebrand si è promesso al clero. Oh. Ok, questa me l'ero persa. Wow! Questo bambino è stato promesso al clero e dedicherà la propria vita al servizio di un potere superiore. Ok. Ok. Aiuto. Ok. Va bene. Allora, facciamo così. Quanti anni ha nostra moglie? 33. È incinta. Molto bene. L'unica è sperare di avere un pargolo, di avere un maschio. E intanto la fazione... Oh, finalmente, finalmente. La fazione scende al 62%. Un attimino, ragazzi. Sì. Oh, ottimo, ottimo. Rimangono però all'interno il Duca Otto, l'orgoglioso di Masuria, Kopke il Vecchio e Ulitis di Prussia. Va bene. Ottimo però il fatto che sia... Che la fazione non esista più praticamente. O meglio, esiste, ma sono veramente deboli adesso, quindi non è più un problema per noi. Fatto ciò, allora, io potrei aumentare il livello della caserma in 20 mesi, 340 danari. Caspita quanto costa, però andare ad avere un bel più 60% per la fanteria stazionata qui. Che non sarebbe male. Oppure addirittura migliorare le mura e torri per avere delle maggiori entrate. Da 4 a 0,5 no, non ne vale la pena. No, a sto punto migliorerei la caserma. A sto punto migliorerei le caserme di Gleichstein. Delizie celestiali. Oh, perfetto. Gusto per la vita riaffermato. Questo ci dà un incremento medio della salute e un guadagno di stress del meno 50%. Questo, ragazzi, è tanta, tanta roba. Per 5 anni. Ottimo. Molto, molto bene. Il dilemma. La festa sta giungendo al termine e io mi ritrovo immerso in una conversazione con la mia fedele cancelliera, la duchessa Sofia. Chiede la mia opinione riguardo l'argomento amicizia, una materia a cui lei è profondamente interessata. Strano, però va bene. E le dico che è un argomento che affascina anche me. Cerchiamo di... Oh, nuova amicizia, perfetto. Siamo riusciti nel nostro intento, ottimo. Siamo dunque riusciti a diventare amici con... Sofia, e ci siamo tolti praticamente il possibile problema qui al nord, dove sei, nel Nordmark. Molto molto bene, dai, ottimo. E attenzione, i fedeli si preparano alla guerra. Zaporizia? Il canato di Zaporizia? Vabbè, noi ovviamente saremo pronti a combattere, però, allora, fatemi un attimino bloccare qui, non mi interessa più migliorare i rapporti con lei. Adesso una cosa che potrei fare è migliorare i rapporti con Otto. Ovviamente.
Zaporizia? Ma dov'è, scusami? Qui? Valacchia. Oh. Reindirizza... No, aspetta, scusami. Reindirizziamo la guerra. Allora, fatemi un attimo guardare. Luoghi sacri. Gerusalemme. Non abbiamo Gerusalemme. Perché non andiamo a prenderci Gerusalemme, scusatemi? Allora. Reindirizza guerra. Regno di Gerusalemme, ovviamente. Seleziona. Questo mi costerà 500 di pietà. Al momento io ne ho 648, che va bene. Oppure Regno di Aragona. Potremmo anche andare addirittura in Spagna. Regno di Valencia, Andalusia. E insomma, un botto. Ce ne sono tantissime in Spagna. Però il Regno di Gerusalemme non sarebbe male, eh. Allora, abbiamo uno Yemen bello cicciotto, fa timide. Ismailismo, Sirte che mi è cattolica, con i Piast polacchi, quindi la duchessa Zofia l'ubriacona di Sirte. Wow, intanto il Sacro Romano Impero qui, guardiamo, che hanno un potere abnorme con la Corsica. Wow, il Duca Wolf di Corsica e Lausitz. Ok. E abbiamo veramente tanto potere nel Nord Africa. L'ideale sarebbe riprendere Gerusalemme. E con ciò andremo ad avere tutti, ovviamente, i luoghi sacri. 9003, sono tanti. Sono forti, però, eh. Come però mi piacerebbe anche prendere... parte dalla Spagna, perché qui abbiamo un regno di Aragona che non è male, con Re Ramon, Berenguer il senza corona di Aragona. Bello comunque, il senza corona e non ha corona, mi piacciono questi dettagli. La regina Milia, o Milia, la strana di Castiglia, il regno di León. Regni veramente... oddio, deboli no, dai, vediamo la Galizia, comunque sia che sono belli forti. Qui abbiamo 774, 2003, 9, 1002, 1005, 1008. Insomma, teoricamente i cattolici sembrerebbero più forti in Spagna. Allora, nomina. Io potrei nominare qualche beneficiario? No. Ahimè, no. Non potrei. È un bambino. Beh, potrei Alebrand. Il problema è che Alebrand non mi è un monaco, quindi mi diventerebbe un re monaco che non andrebbe poi ad avere degli eredi, e il regno di Gerusalemme in tal caso poi a chissà a chi andrebbe, insomma. Noi siamo 150.000, loro sono 60.000. Questo però è Tugor per il Canato. Reindirizzando la guerra per Gerusalemme, sultanato fatimide. Insomma, è un attimino un altro discorso, eh. Sai che c'è? Scegli un nuovo obiettivo, dai. 150.000, 15.079, scusatemi, contro 9.582. Questa secondo me è la guerra migliore che possiamo fare. Riprendere Gerusalemme fra 13 mesi, quindi poco più di un anno. Non possiamo purtroppo nominare nessuno. Poco più di un anno, vediamo se abbiamo qualche ragazzotto, ragazzina pronti. No, nessuno purtroppo. Mannaggia. No, però secondo me sì, ci sta. Secondo me prendere Gerusalemme e non inoltrarci qui in Valacchia sarà meglio. Liberare Gerusalemme, ovviamente, ripeto, andrebbe a darci poi pietà mensile più 20% per tutti i fedeli cattolici. Insomma, hai detto niente. Allora, noi adesso dobbiamo semplicemente prepararci. Avremo un anno di tempo per prepararci quanto meglio ci sarà possibile. E in tal caso io allora...
Opterei forse per portare gli arcieri, anzi, la fanteria leggera a livello 5, 6. Dai, gli arcieri a livello 6, anche loro. Facciamo così, dai. Oh no. Mi ero scordato. Volevo attaccare la corona per prendermi poi la... Quanti soldi vorresti? 91. Wow. Non è neanche tanto la verità. Va bene, tutto il ducato di Curone sarà mio. Andremo purtroppo in debito, meno 37. Quanto manca? 12 mesi, va bene. Abbiamo ancora tempo. Abbiamo ancora del tempo. Abbiamo più che altro tempo per riprenderci economicamente. Intanto ottimo, abbiamo un erede. Marquard, Billung. Marquard, che mi fa veramente schifo in tutto, purtroppo. È vero che ha 0 anni, però ci sono alcuni bimbi di 0 anni che invece sono bravi. Allora. Membro della famiglia, potrei come mio padre, Fulmar oppure Magnus. Chiamiamolo Fulmar. Il principe Fulmar di Pomerania. Va bene. Ricordiamoci, per la crociata mancano 10 mesi. Noi stiamo pian pianino recuperando i soldini. Vediamo un attimino qua nella situazione attuale. Possiamo negoziare delle alleanze. Allora, il principe Mathieu, il male di Francia. Wow. Oppure duca Fulmar d'Angria. Che non sarebbe male, però abbiamo un 116, mamma mia. È un pretendente, abbiamo una relazione terribile con lui. A questo punto lascerei anche perdere, sinceramente. Lascerei anche perdere, sinceramente. Qua come siamo messi? 44%. Stanno riprendendo potere sti fettentoni, eh? Qui abbiamo la battuta di caccia del duca Heinrich. Sai che c'è? Quasi quasi. Quasi quasi me la farei, dai. Una bella battuta di caccia per magari, se svagarmi, dai. Dobbiamo ovviamente passare ai ripari. E occuparci della nostra attuale erede, ovvero la principessa Anna. Ho trovato il principe Boleslav di Polonia, 15 anni, come possibile sposo. Matrilineare, ovviamente. Questo ci darà un'alleanza importantissima con la Polonia. Ma non solo. Boleslav è comunque sia erede del Ducato di Chernigov, la Contea di Putil e altri 5 titoli. Insomma, inviamo la proposta. Boleslav che praticamente si parla del Ducato di Chernigov, quindi dove sei? Dove sei? Dove sei? Il Ducato di Chernigov. Dov'è? Scusami, il Ducato. Ah, eccolo qui. Si parla di questi territori qua. Quindi potremmo anche teoricamente andare ad aumentare ancora di più il nostro potere poi un giorno quando la principessa Anna darà dei figli a Boleslav. Tanta roba, tanta roba. E allo stesso tempo la principessa Rodelinda. Ah no, pardon, l'erede Folmar. Madonna, ma dove c'ho la testa? Rodelinda invece, anche lei matrilineare. Vediamo un attimino, potere dell'alleanza, Simon. Lausitz oppure Boru del canato di Valacchia, anche no, grazie. Gilberto da Parma, il ducato di Spoleto. Gilberto da Parma, il ducato di Spoleto 3002. Non male. Hai qualche contea di Abruzzi, contea di Teramo e vescovato di Atri. Interessante. E tu invece? Abel Svensson, figlio di Sven Assersen, ok, erede della contea di Rickboging. Sapete che c'è? Per il momento Rodelinda la terrei così. Per il momento. Il piccolo, piccolissimo Folmar invece 0 anni, vediamo un attimino se, sai, alle volte. Ci sarebbe la principessa Sara che era promessa ad Alebrand, che sinceramente continua a chiedermi che cosa sia successo lì. Sinceramente non, davvero non so, non saprei. Ottimo intanto.
Re Sulistrid, un occhio solo di Polonia, decide di accettare la proposta di matrimonio e qui abbiamo lei molto competente nel suo mestiere, Alisia. Alisia che vorrebbe fare che cosa? Un'aspirazione per un libro. Finalizza l'ispirazione, quanti soldi vorrebbe? 61 danari. 61 danari, eh? Vabbè, dai, finanziamola questa aspirazione. Sai, alle volte, magari ci scappa un libro, un buon libro e ci migliora anche la corte, nella speranza. Qua come siamo messi? 7 mesi. Bel colpo, intanto la caccia va bene, va alla grande. Lupo, le zanne di lupo, insomma, chi lo ottiene? Le zanne di lupo le ottiene qualcuno? Non so chi, ma qualcuno le ha ottenute. Il conte Werner. Noi invece otteniamo il tratto cacciatore. E va bene, e ci piace. Qua intanto situazioni attuali, niente di nuovo. Niente di nuovo. Va bene. Quanto manca? 7 mesi. 7 mesi, vediamo come procede. Aia, noi siamo 68.000, loro sono 47.000. Aiuto. Il nostro esercito teoricamente sarebbe anche pronto, la verità. Fatemi un attimo guardare com'è composto il loro esercito. Mubarizun, che è praticamente la fanteria pesante. Potentissimi, sono fortissimi. Potrei magari provare ad aumentare un poco i fanti leggeri, che ovviamente vanno ad avere un bonus contro la fanteria pesante. Al prezzo di quanto? 45, 56. Dai, portiamola a 7. Portiamola a 7 e vediamo un attimino. Ok, allora con 8 siamo a più 23, molto bene, ottimo, fatemi un attimo guardare la fazione. Oh, finalmente, 8 esce dalla fazione della libertà. Io a sto punto potrei anche provare, magari, ma sai cosa? Sono entrambi vecchiotti, 60 e 66, sono entrambi belli vecchiotti, quindi... No, sinceramente... 4 mesi, facciamo così, portiamo avanti questi mesi, questi 4 mesi e poi probabilmente terminerò l'influenza verso il Duca 8. Ricordiamoci che noi abbiamo ancora il claim ovviamente sul Ducato di Curonia, con le nostre rivendicazioni su tutto il Ducato. Il problema è che al momento abbiamo 65 danari, mancano solo 4 mesi. Alla crociata, sinceramente preferirei aspettare questa guerra. Magari l'ideale sarebbe aspettare dopo la crociata. Intanto lo sviluppo di Glenstein sale a 12, molto bene. Sì, perché ripeto, sta crociata, che secondo me è la giusta, è quella giusta da fare, non sarà facile. Però noi siamo 80.000 soldati, loro sono 47.000. noi, allora, teoricamente noi abbiamo più soldati di loro. Ok? E fino a qui ci siamo. Questo è un dato di fatto. Però sappiamo bene come vanno le crociate su Crusader Kings. Attenzione, manca veramente, veramente poco. Mancano 50 giorni. Aiuto! Allora, prima di... Fermi tutti. Il Duca 8 è morto. Morto di che cosa, scusa? È morto in battaglia. In battaglia? In battaglia contro di chi? È stato ucciso in battaglia. Non si sa da chi, non si sa in quale battaglia. Ok, dunque andiamo a perdere il nostro ottimo maresciallo, un ottimo 25. Sale dunque Duca Mainwerk, 8 son di Masuria, 14 anni, bello, un bel ragazzino. Va bene, senza tutore, curioso, diplomazia e erudizione. Ha un ottimo 12 di... facciamo così. Facciamo così. Io lo manderei da Ademar e finire i suoi studi sulla diplomazia. Perché? Perché mi potrebbe diventare poi il nuovo cancelliere. La duchessa Sofia potrei magari, se proprio sono disperato, potrei mandarla come
amministratrice. Sì. Nel frattempo, intanto scegliamo un maresciallo. Teoricamente potrei mettere Folmar o Teodrada, però se permettete, io metterei Svietepoelch. Abbiamo anche, tra l'altro, un lavoro importante da fare, ovvero la contea di Marburg, che stiamo ancora cercando di migliorarne il controllo. Al momento solo 43. Controllo al 43, quindi abbiamo un meno 56% di tasse che ci entrano e meno 27% le leve. Intanto mi farebbe piacere se Ademar di Poitiers educasse il mio parente, il duca Mainwerk, cioè parla di se stesso in terza persona. Una nobile educazione per un nobile spirito. Eccellente, molto bene, molto molto bene, molto molto bene. Intanto che succede qui? Lo Svalen è in guerra contro il Nordmark, contro la duchessa Sofia o Sofia, per il principato vescovile di Havelberg. Havelberg è qui, che se non erro fa parte, esatto, fa parte del Nordmark. Quindi iniziamo ad avere dei. Oh, io teoricamente potrei approvare l'autorità della corona alta, e quindi in questa maniera i miei vassalli non potranno dichiararsi guerra tra di loro, che non sarebbe male, in modo tale da tenerli tutti praticamente a bada, nessuno che mi diventa troppo forte, all'interno perlomeno del nostro regno. Non sarebbe male, ma per dire, no? No, io questa. Afferma la guerra tra vassalli. Potrebbe però chiedere qualcosa in cambio. E che cos'è che vorresti in cambio? Lui mi è già forte. Se dovesse prendersi anche Havelberg diventerebbe ancora più forte. Sai che c'è? Io gli chiederei di fermare questa guerra. Vediamo che cosa vuole lui in cambio. Ho il massimo rispetto per i tuoi desideri, ma il dado è già tratto. Porterò questa guerra fino alla fine. Mannaggia. E d'altronde lui dice: oh, che vuoi? Cioè, non c'è nessuna legge che me lo vieta, perciò lui avrebbe tutti i diritti, tra l'altro aiutato anche da Folmar II. Però attenzione, crociata per Gerusalemme. Finalmente è arrivato il momento di portare la sacra ira di San Giorgio contro i vili infedeli di Gerusalemme. Infiammato da una giusta furia e da una risolutezza incrollabile, il grande esercito di crociati riunito da Papa Victor si propone di infliggere la giustizia divina ai malvagi e guadagnare il proprio posto in paradiso. Leosvolt. E con il nostro Dio a volere la conquista della terra sacra di Gerusalemme, ci vedrà combattere contro il califfo Shaban, il codardo del sultanato Fatimide. Noi al momento 79.000. Loro 47.000, ovviamente. All'interno, attenzione, hanno anche il sultano Hafif di Somra con 4.079 soldati. Questo mi sembra quasi esatto, indiano. Sindhi, dove sei? Mi è lontano, ci è lontano, quindi potremmo. Sai, ci vorrà del tempo, ecco, ci vorrà del tempo per lui per arrivare a dare insomma manforte al suo alleato. Vedremo, vedremo. Noi comunque siamo tanti, siamo potenti, abbiamo qui il regno della Sicilia, tutti i ducati africani, i regni europei, insomma, Inghilterra, Francia, Sacro Romano Impero, Scozia, anche la Scozia, anche la Scozia, Ungheria, pure l'Ungheria, anche loro cattolici, insomma, siamo veramente tanti. Siamo veramente tanti. Al momento, ci sono, esatto, siamo 53. Con probabilmente gli eserciti più grandi, più grossi, sono il regno di Pomerania, quindi noi, il regno di Ungheria, e insomma così via, Sacro Romano Impero, la Francia, l'Inghilterra, Francia che al momento mi è debole perché in due guerre, sta pigliando le botte, Re Henry il Meritevole sta pigliando le botte.
Sarà forse il momento per Principe Mathieu, il male di Francia? Il male, il Principe Mathieu è così peccaminoso ed empio che non temeva di intimidire i sacerdoti e gli altri sudditi. Ecco perché venne chiamato il male. Ragazzi miei, io con questa dichiarazione di crociata, con la dichiarazione della Guerra Santa, vi ringrazio per essere stati anche quest'oggi qui con me. Vi saluto, vi mando un forte abbraccio, vi ricordo un bel like e un'iscrizione fanno più che bene al canale. Ragazzi miei, ci vediamo nella prossima contro il califfo Shaban. Ciao.